Dottoressa Gentili, che cosa ci suggerisce per il trattamento del collo e del décolleté che abbiamo così voglia di mostrare d'estate? Guardi, oggi la cosa più importante è quello di rigenerare la nostra pelle, tant'è che si parla molto di più di skin quality rispetto ai volumi. Io ho quasi 60 anni, quindi mi porto dietro molte delle pazienti che sono mie coetanee, per cui hanno sicuramente trattato in passato molto il viso, ma oggi guardandosi allo specchio si rendono conto che collo e décolleté hanno bisogno soprattutto di nutrimento e idratazione. Non c'è prodotto migliore dell'idrossiapatite di calcio. Che cos'è? È il composto di sintesi di ossa e denti, che però invece di produrre ossa e denti quando viene iniettato nei tessuti, produce collagene, elastina e nuovi vasi vascolari. Quindi la nostra pelle appare dopo il trattamento con idrossiapatite di calcio più elasticizzata, più nutrita, con un aspetto più luminoso, sicuramente più idratata e quindi l'aspetto è veramente molto molto piacevole. Il trattamento deve essere effettuato da medici che sanno utilizzare anche la cannula, perché io consiglio rigorosamente l'utilizzo della cannula. È un trattamento che in genere si ripete due volte l'anno, quindi non è impegnativo per la paziente. È ovvio che se noi vogliamo mantenere una buona skin quality, non solo del viso ma anche del collo e del décolleté, dobbiamo seguire delle misure di vita giuste. Cioè, una nutrizione sana, non niente fumo e non esporsi troppo ai raggi ultravioletti. Diciamo che un altro dei grossi problemi delle donne sono le mani, che mostrano molto i segni del tempo. Si possono trattare anche quelle? Certo. Anzi, una delle utilizzazioni maggiori dell'idrossiapatite di calcio nel corpo è proprio quella delle mani. Anche lì l'idrossiapatite di calcio viene diluito con soluzione fisiologica e soluzione anestetica, sempre che le pazienti non siano allergiche all'anestetico, e poi viene effettuato il trattamento e devo dire che la durata è anche maggiore rispetto ai 6 mesi, perché teniamo presente che l'idrossiapatite di calcio continua a produrre collagene per almeno 18 mesi, quindi anche se noi ripetiamo il trattamento dopo 6 mesi, in realtà il trattamento precedente continua a lavorare nei nostri tessuti. Quindi lo utilizzo da più di 10 anni e devo dire che ho pazienti che seguo da 10 anni che vengono ormai una volta l'anno, e quando noi confrontiamo le foto di 10 anni fa rispetto a quelle di ora, c'è un miglioramento della skin quality eccezionale. Nessun acido ialuronico, secondo me, potrà mai battere l'idrossiapatite di calcio.